Buongiorno sposini e benvenuti su Nozzeggiando. Io sono Sara e quest'oggi vedremo come realizzare la partecipazione fiocco argento. Per ideare questa partecipazione sono partita dalle vostre richieste. Infatti più di una volta mi avete chiesto un invito bianco e argento. In passato avevo già realizzato un tutorial con una partecipazione similare. Se non l'avete vista vi lascio il link nell'info box. Sono partita da una base bianca, in questo caso, e ho abbinato invece un fiocchettino creato con la carta perlata argentata. È una partecipazione molto semplice e per far sì che la possano realizzare veramente tutti ho scelto di non utilizzare né Big Shot, né Dotter, né stecchetta piega carta, quindi bastano veramente pochissimi strumenti. Spero che questa idea vi piaccia e vi lascio al tutorial. Come prima operazione sono andata a stampare l'annuncio delle nozze, come vedete nello stesso cartoncino ho stampato anche l'invito al ricevimento. Ho realizzato poi la copertina della partecipazione in carta perlata bianca. Ho inoltre stampato la sagoma guida per realizzare il fiocchetto che potete scaricare gratuitamente dal mio sito nozzeggiando.it. Ma mettiamo un attimino da parte la sagoma guida e andiamo ad incollare all'interno della copertina l'annuncio delle nozze. Io per farlo utilizzerò della colla a nastro e come al solito quando uso la colla a nastro proteggo il piano da lavoro in modo da non incollare tutto. Stendiamo un po' di colla a nastro lungo tutto il perimetro e creando anche una X al centro e andiamo ad applicarlo. Una volta che avremo incollato l'invito invece possiamo passare alla nostra sagoma guida e andrò a scontornarla utilizzando sia le forbici che il taglierino. Quando utilizzo il taglierino mi aiuto anche con la squadretta per le linee dritte. Vi faccio vedere velocemente comunque come ho fatto a ritagliarla. Ho separato prima le due parti e poi sono andata semplicemente a scontornare il tutto. Ed ecco qual è il risultato. Siamo pronti quindi per passare al nostro cartoncino argentato. Andiamo a riprodurre la nostra sagoma guida sul cartoncino, semplicemente appoggiandola, tenendola ben ferma, e andiamo a ripassare tutto il perimetro con la matita. Una volta andiamo a ripassare la parte centrale del fiocchetto, mentre dovremo riprodurre per ben due volte la decorazione laterale, quella sorta di gocce che sono affiancate al fiocchettino. Quindi prendiamo di nuovo le forbici e andiamo a scontornare, ed ecco quale sarà il risultato, e andiamo a lavorare prima di tutto sulle due decorazioni laterali. Creiamo una sorta di goccia piegandole in due, e andiamo a fissare questa goccia utilizzando un po' di colla. Io in questo caso utilizzerò nuovamente della colla a nastro, ma va benissimo anche della colla stick o del bow stick. L'importante è mettere la colla soltanto nella parte finale della goccia, in modo che possa rimanere bombata senza essere totalmente incollata. La stessa cosa la facciamo sull'altra e poi andiamo a lavorare invece sul fiocchettino centrale. Piego di nuovo la carta creando questa sorta di bombatura, ma senza schiacciare troppo la carta, perché non voglio che ci sia una piega netta nel fiocco, voglio semplicemente che risulti un pochino gonfio. Una volta che avremo dato questa sagoma alla carta, passeremo ad incollarlo. Io ho creato nella sagoma guida due alette che ci aiuteranno proprio a tenere fermo il fiocchettino poi nella posizione che avremo deciso. Prendiamo quindi di nuovo un pochino di colla a nastro, un pochino di colla stick, andiamo a stenderne veramente un velo in queste due piccole alette che ho creato e adesso qui nel dettaglio vi faccio vedere come ho fatto poi ad incollarlo e a fissarlo. La sagoma guida è fatta in modo per cui non si può sbagliare perché le parti coincidono ed ecco qui il nostro fiocchettino. Ho realizzato a questo punto una strisciolina da 4 mm sempre con la carta argentata per creare un'ulteriore decorazione al centro del fiocchetto. Vado a stendere un pochino di colla a nastro nella strisciolina che andrò ad arrotolare appunto intorno al fiocchetto e vado a fissare un'estremità sul retro del fiocco, quindi dove abbiamo congiunto tutti i vari pezzetti del nostro fiocchettino. Faccio poi girare intorno al fiocco due volte questa strisciolina, ma prima di fare il secondo giro vado a stendere di nuovo un pochino di colla. In questo modo sarà molto più facile poi andare a fissarla. Non sto prendendo misure perché le prenderò a occhio, quindi faccio di nuovo girare la strisciolina un'altra volta intorno al fiocchetto, prendo le forbici e la rifilo in modo che poi io possa fissare sul retro del fiocco l'ultima estremità di questa strisciolina. Facendo fare due volte il giro della striscetta, diciamo che questa decorazione risulta leggermente più spessa e l'effetto mi piaceva di più. Ed ecco qua, il nostro fiocchettino è pronto. Non ci resta quindi che adesso andare a prendere di nuovo la nostra copertina e come vedete sto segnando il centro del nostro quadrato perché la copertina misura 15x15. Metto un puntino,
faccio sì che il segno con la matita non sia troppo evidente e quello sarà l'esatto punto in cui andremo ad applicare il fiocchetto. Per applicare il fiocco potete di nuovo utilizzare vari tipi di colla, io ho la colla a nastro quindi continuo ad usare quella e ne metto semplicemente uno straterello al centro, faccio pressione e faccio incollare il mio fiocchettino. Una volta incollato il fiocchettino centrale passiamo anche alle due decorazioni laterali. Anche in questo caso molto semplicemente utilizzerò della colla a nastro, basterà fare semplicemente un pochino di pressione e il nostro nastrino si incollerà senza problemi. Cerchiamo di metterli un pochino dritti, è l'unica cosa. Ed ecco qui quale sarà il nostro risultato. A questo punto possiamo creare una decorazione aggiuntiva applicando un piccolo strass al centro del nostro fiocchetto. E anziché utilizzare la colla a nastro, invece in questo caso utilizzo il bow stick. Ne verso veramente una goccina su un pezzo di carta. E se l'avete potete usare delle pinzette per prendere lo strass, perché vi assicuro che è molto molto più comodo. Oppure come sto facendo io in questo caso, visto che ne dovevo incollare solo uno, lo prendo con un dito e con un pezzetto di carta stendo il bow stick, utilizzo il pezzetto di carta come se fosse un pennellino. Facciamo aderire lo strass facendo un pochino di pressione ed ecco quale sarà il risultato. La partecipazione potrebbe essere pronta, ma io ho deciso di creare un'ulteriore decorazione andando a stondare gli angoli nella parte bassa della copertina. Se decidete di fare questa operazione, vi ricordo di stondare magari anche la parte stampata. Ed ecco qui la nostra partecipazione è finita con gli angoli stondati. Io spero che questa idea vi sia piaciuta, che vi abbia dato qualche ispirazione utile. Ovviamente si presta a essere realizzata in tanti colori diversi. Fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ti è piaciuto questo video? Ricordati di mettere mi piace e di condividerlo sui social. Per maggiori informazioni visita nozzeggiando.it e iscriviti al canale per non perdere gli ultimi tutorial. Se vuoi vedere il tutorial della partecipazione bianca e argento, ti basta cliccare sulle immagini che scorrono, oppure trovi l'ultimo tutorial che ho realizzato sulla partecipazione battesimo a forma di tutina.